Ma Pinti, ma, cioè, ma l'hai visto pure l'altro giorno, no? Con Raff spacca internet. Cosa che fa tendenza su YouTube? È vero. Ciao e bentornati nel canale di Rolling. L'anno 2018 è appena finito e noi vogliamo subito fare un resoconto. In che modo? Portandovi un video dove faremo una classifica della top 10 dei migliori giochi board game, chiaramente 2018. La classifica chiaramente è una classifica personalissima, sui nostri gusti personali e sui giochi che noi intavoliamo, diciamo, con più voglia e che abbiamo la possibilità di intavolare. Quindi da questa lista non abbiate timore, sono stati esclusi giochi che o non abbiamo giocato o non ci siamo sentiti di mettere in classifica perché non conosciamo bene o non fino in fondo. Mi aiuteranno a fare questo video Gianluca e Gaetano con le loro conoscenze o con, soprattutto con la conoscenza di alcuni giochi che loro hanno approfondito molto più di me. Quindi non andrei oltre e iniziamo subito dalla decima posizione. Iniziamo quindi la top 10 partendo dal decimo posto chiaramente. E chi troviamo? Il mio amato The Faceless. È un gioco cooperativo da 2 a 4 giocatori della durata da 30 a 45 minuti della MS Edizioni. Si classifica al decimo posto perché a noi è piaciuto. Cosa è piaciuto principalmente? La meccanica, una meccanica innovativa, particolare, data da questi magneti che caratterizzano quindi il gioco e lo rendono unico nel suo genere. È bella l'ambientazione, sono bellissime le miniature che compongono il gioco. Ci sono all'interno della scatola anche tante varianti. In base all'esperienza dei vari giocatori è possibile aumentare il grado di difficoltà inserendo sempre vari oggetti, varie carte, dado, clessidra che vanno a complicare poi la partita, quindi rendendola sempre nuova per chi già l'ha giocata più di una volta. In nona posizione troviamo Coimbra, un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori della durata di 75-120 minuti, distribuito in Italia dalla Genos. Il gioco in questione entra nella classifica, secondo il nostro parere, per la sua peculiarità nelle sue meccaniche. Questa meccanica ci ha portato più di una volta a riapparecchiare il gioco. Perché? Perché ti ritrovi con quella torre, il dado, il colore del dado e ogni cosa... Ogni scelta, colore, numero e torre in cui inserirlo determina il successo e il fallimento di alcune missioni che ci daranno punti vittoria a fine partita. Che dirvi? È un gioco che noi abbiamo giocato 4 volte, ci siamo divertiti e nelle votazioni ha avuto un buon esito, ha avuto un buon voto. Arrivati in ottava posizione troviamo The Mind, un gioco cooperativo da 2 a 4 giocatori da durata di 20 minuti ed è la DV Giochi. È un gioco che si è piazzato in ottava posizione perché quando si ha un po' di tempo libero tra una partita e un'altra, The Mind è sempre carino apparecchiarlo. The Mind è diverso dal suo fratellino The Game in quanto questa modalità cooperativa ti permette lo stesso di sfidare il gioco, però lo rende più simpatico. Già soltanto il fatto all'inizio del gioco, quando si devono mettere le dita al centro del tavolino per, dicono loro, sincronizzare le menti, è divertente ed è simpatico comunque da apparecchiare e giocare. Al settimo posto invece troviamo Architetti del Regno Occidentale, un gioco competitivo da 1 a 5 giocatori della durata di 70-90 minuti. È un gioco della Fever Games. Ci è piaciuto tanto perché a noi personalmente ci piacciono i giochi del piazzamento lavoratori, in quanto a Stoneggio ci siamo proprio bruciati. Il fatto che ci sia piaciuto è perché puoi sceglierti e personalizzarti il percorso da fare per ottenere i punteggi. Puoi scegliere la parte legale oppure fare azioni diffamatorie per incrementare i tuoi. Lo troviamo un gioco ben calibrato, originale, è un piacere giocarlo, possiamo anche dirlo. Arriviamo quindi alla sesta posizione nella nostra classifica e troviamo Vector Ace. Vector Ace è un gioco competitivo da 2 a 8 giocatori della durata da 30 a 120 minuti, distribuito in Italia dalla Genos. Perché per noi si è classificato così in alto? Diciamo che abbiamo provato altri giochi di corse, sempre riferiti al mondo dei giochi da tavolo,
E questo gioco ci ha dato proprio quella sensazione di competitività pura. Ci sono molte, ma molte possibilità di infastidire l'avversario, di superarlo, farsi superare, chiudere le curve, impostare comunque le traiettorie e l'andamento della propria gara. È, secondo me, veramente calcolato bene, è bellissima l'abbinazione tra i vettori e la fine, diciamo, esagonale delle macchinine, che crea un intersecarsi comunque di tessere e a volte per un millimetro non si riesce ad eseguire la propria mossa. E saliamo quindi in quinta posizione, troviamo Solenia, un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori. All'interno della scatola però c'è la possibilità di effettuare la partita anche in solitario. Nel regolamento troverete tutte quante le istruzioni. Della durata di 45 minuti, distribuito dalla Asmodee. Perché ci è piaciuto Solenia? Noi siamo un gruppo di giocatori a cui piace giocare tutto, ma in particolare i giochi dove prendi risorse, esegui missioni, non so perché, ma a fine serata riusciamo sempre a trovare lo spazio per giocare un gioco di questo genere. Solenia è proprio uno di questi. Solenia riesce ad aggiungere un'ambientazione veramente bella, rilassante. C'è questa astronave che si muove nel cielo, che crea questo movimento continuo della plancia, che è veramente un effetto bello da vedere per un gioco da tavolo. Si gioca, tutti riescono a fare le missioni, il gioco è perfettamente equilibrato, i punteggi non variano mai più di tanto uno dall'altro e a fine partita rimani semplicemente soddisfatto dalla giocata. E in quarta posizione troviamo Century, Meraviglie Orientali, il secondo capitolo. Un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori, della durata di 45 minuti, distribuito dalla Asmodee. Perché ci è piaciuto così tanto? Abbiamo giocato al precedente capitolo, una volta intavolato questo capitolo abbiamo completamente accantonato il precedente e giocato solo a questo, perché porta una nuova tipologia di mercato molto più coinvolgente. Il muoversi sulla plancia per prendere queste spezie ed effettuare missioni rende tutto molto più ampio, diciamo, ti permette di ragionare in una scala più ampia rispetto a solo le carte che c'erano nel precedente capitolo. Abbiamo visto che se giocato con giocatori mediamente esperti è un gioco che va velocissimo, si riescono a pianificare mosse, la partita diminuisce anche la sua durata media, le missioni sono tante, le possibilità di combo sono veramente tante, la possibilità di fare punti è ben distribuita in varie sezioni, quindi non solo le missioni ma anche il magazzino delle spezie. È tutto quanto abbastanza completo come gioco e rende l'esperienza di gioco varia e bilanciata. E con questo titolo entriamo ufficialmente nella top 3. Il titolo in questione è Unlock, per la precisione il capitolo Secret Adventure. Il gioco è un investigativo stile escape room da 1 a 6 giocatori, della durata di 75 minuti, portato in Italia dall'Asmodee. Proprio questo gioco è entrato nella top 3 per noi, perché giocando tutti i capitoli di Unlock è quello che siamo riusciti ad arrivare molto molto vicino alla fine senza completarlo. Wow, cioè è finita la storia, eravamo 5 al tavolo, tempo scaduto, siamo voluti arrivare fino in fondo. L'unico capitolo, quello del Mago di Oz per la precisione, è stato quello che ci ha lasciato con la mano in bocca, ma anche con wow. C'erano molti enigmi che ti facevano interagire col gioco stesso, non voglio spoilerarvi niente, ma ci sono delle aggiunte al gioco, non solo le carte, ma delle cose da defustellare. Non so, ci ha tenuto sul tavolo in un modo diverso dagli altri capitoli e infatti votandolo ha raggiunto un 8 pieno. Al secondo posto troviamo The Chronicles of Crimes, un gioco investigativo da 1 a 4 giocatori da durata di 60-90 minuti, dell'Outplay. Questo gioco si piazza in seconda posizione perché come investigativo è molto ben riuscito. Per gli amanti dei giochi da tavolo tradizionali potrebbero un po' storcere il naso, perché questo gioco fa uso dell'applicazione sua, che ci permette di addentrarci maggiormente nella scena del delitto
per poter poi risolvere il caso. E non solo l'applicazione, ma abbiamo anche dei bellissimi occhialini che ci farà indossare, ci farà immergere nei luoghi che andremo a visitare per cercare le prove, guardare il cadavere, intervistare le persone che ci sono presenti. E appunto si merita la seconda posizione perché l'applicazione con il gioco funzionano benissimo insieme. Ti riescono a immergere al 100% nei casi che tu vai a svolgere ed è talmente immersivo che ti può capitare di perdere un piccolo dettaglio e farti fare un giro di 30 minuti da luogo a luogo per poi ritornarci. E secondo noi questa è la forza del gioco. E finalmente arriviamo alla prima posizione, che è rullo di tamburi. Si sente il rullo di tamburi? L'hanno messo. Newton. Allora, Newton, ragazzi, è un gioco competitivo, 2-4 giocatori, della durata di 90 minuti, ma un pochino di più, secondo noi un pochino di più, portato in Italia dalla Cranio Creation. Newton vince questa top 10 migliori giochi del 2018 perché secondo noi in questo anno Newton è il miglior German che c'è in circolazione, sul mercato. Un German che ti dà la possibilità di approfondire varie tipologie di scienze come l'università, ti consente di fare varie azioni con le carte che hai in mano e ti mette sul tavolo un tipo di meccanica già visto, ma secondo me che vince sempre. Cioè, giochi una carta, fai l'azione e alla fine del tuo turno dovrai sacrificare una carta sotto la tua plancia, che non potrai giocare quindi più fino alla fine della partita, ma questa carta ti renderà ti potenzierà una tipologia di azione, rendendola 2 volte, 3 volte, 4 volte più potente. Il gioco ci ha conquistato perché ogni singola azione che si può fare tramite la carta ti dà la possibilità di concentrarti su una parte del gioco, una strada. Provandolo più di una volta ci siamo resi conto che percorrendo qualsiasi strada porterà il giocatore alla fine della partita con un punteggio non molto lontano dai vicini. Se sei primo, il secondo si troverà 2 o 3 punti di punteggio da te. E quindi come gioco dovete averlo nella vostra libreria personale. È un gioco che secondo il nostro personale parere deve entrare a far parte dei must. Come Puerto Rico, come noi pensiamo a Seven Wonders, come abbiamo tanti titoli che sono lì da anni e devono rimanerci dentro un'associazione, dentro un gioco, dentro un gruppo di amici che giocano molto ai giochi da tavolo. Ma Sauro? Sauro purtroppo è stato portato via. Forse siamo stati noi a portarlo via. Non dovevo dirlo. No. Rimane il fatto che il video comunque è finito. Se vi è piaciuto, come al solito, mettete dei pollici. Spolliciatelo. Se avete un pensiero diverso dal nostro, ditecelo. Commentando, appunto, ci farebbe piacere sapere pure la vostra classifica personale. Magari non tutti i 10 punti, ma almeno i primi 3 in classifica, sì, del vostro gusto personale. E dopo aver commentato, quindi vi iscriverete, poi condividerete il video e lo divulgherete al popolo. Con questo, ciao. Mi sembra fai i balletti. If we sell a little bit.